Di nuovo da Celle di Bulgaria, dove fra poco verrà presentato il progetto SARA, Sostegno Antiviolenza Rete Attiva. Con me è l'assessora con delega alla formazione alle pari opportunità della Regione Campania, la dottoressa Chiara Marciani. Dottoressa, quanto lavoro c'è da fare per cercare di tutelare la vita, per evitare la violenza sulle donne che di questi tempi oramai è all'ordine del giorno? C'è tanto lavoro da fare ed è un lavoro che non deve mai purtroppo fermarsi. Leggiamo tanti casi di cronaca, oggi è un altro caso nella nostra regione, quindi è importante avere dei progetti come questi che possano aiutare le donne non solo nel loro percorso di denuncia, quindi con un supporto come già accade, anche con un finanziamento della regione per un supporto appunto psicologico, un supporto legale, ma anche per sostenerle a ricominciare una nuova vita dopo la violenza. Spesso le donne non lavorano, non hanno un'occupazione stabile, quindi offrire loro un'alternativa per loro e molto spesso per i loro figli, perché sono mamme a volte quelle che subiscono violenza, è sicuramente, come dire, importante per sostenerle nel loro percorso. Quindi possiamo dire una vera assistenza sociale, oltre a curare eventualmente casi di violenza e a tutelarli. Beh, sicuramente è un'assistenza appunto che deve essere fatta da più punti di vista, ricordandoci poi che esiste però un altro tema importante che deve essere sempre tenuto presente su questo argomento, che è la prevenzione. Noi oggi abbiamo tantissimi purtroppo casi di violenza e se non lavoriamo nelle scuole con le nuove generazioni ad avere un atteggiamento diverso appunto nei confronti di questo argomento, noi purtroppo non sradicheremo mai questa piaga della violenza contro le donne. Invece dobbiamo lavorare affinché appunto le nostre generazioni, i nostri ragazzi e le nostre ragazze abbiano un'educazione e sentimenti diversi, che possano tollerare magari una fine di un rapporto senza dover ricorrere alla violenza. Io la ringrazio e buon intervento. Grazie. A fra poco.